Capito? Il tormentone, il reggaeton. Ma io mi chiedo perché? Ma perché? Io non ce la faccio quest'anno. Giusto? No. La grande differenza. Tutti gli anni siamo invasi dal tormentone reggaeton spagnolo. Quest'anno andiamo noi in Spagna col reggaeton italiano. Spagna di me. Adesso qui da me, che bello inizio settimana. Un'epica finita male e oggi. Iniziamo alla malattia. Allora, intanto porta rispetto quando parli dei nostri capi, i signori e sovrani di Newtopia. Perché tu sai che ormai abbiamo firmato. Posso fare il saluto? Puoi fare un inchino, genuflettiti. Perché abbiamo firmato col sangue per Newtopia. Abbiamo venduto l'anima a rovacci. Sigla! Bene, allora ragazzi, io vi chiedo una cosa, non siamo degli youtuber, ma anche se abbiamo ormai la targhetta dei 600.000, vi chiedo di guardare fino in fondo il video. Non skippare, guardalo tutto. Bravo, commentare il video e soprattutto lasciare il like per poter così andare in tendenza una volta Gesù Cristo. E non solo le tendenze suicide che questa vita di ci impone. E con questo messaggio di speranza e pace vi lasciamo. Ti è piaciuto il video? Ciao, dai, non lo voglio fare. Raga, qua ci limitiamo mezza scena. Perché uno, allora, se ne parli bene. E se ne parli bene, lecchi il culo. E se ne parli male, se non capisci un c***o di musica. Se non dici le cose. Allora, il plagio lo lasciamo parlare a voi. Il plagio ancora io. Anche l'italiano lo lasciamo a voi. Vi dico le cose come stanno. Tutti ci hanno bombardato detto. In privato. C'è, cioè, chi ci faceva le storie. Ciao, brado. Chi ci faceva le cose in privato. Guardate che è stato plagiato il pezzo. È uscito un plagio gigantesco. Cioè, guardiamo il video e poi adesso vi diciamo cosa pensiamo della canzone, sì. Poi parliamo dei plagi. Non skippare. Vai. Si schippa una pippa. Si schippa una pippa. Guarda. Sì. Guarda in giro. Cosa sta mangiando? Una banana? Credo la Ah, una torcia si sta accendendo. Ah no, una molotov. Sì, come. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio, è brutta. Aspetta. È brutta. Come? No, è da piscina. È da piscina. No, sì, questa la sentiremo miliardi di volte. Bello. Ci cacherà la te dierà la Ok? Ho ma vuoi mettere come. Lo volevi in spagnolo? Ma è spagnoleggiante comunque. No, non è spagnolo. Parlo, noi italiana. Che mo prendi i soldi da questa e devi parlarne bene. Che soldi. Ascoltami, però quello che ti ho detto quando ho fatto il singolo con T-Pain, meglio quando fanno del sole. Hai ragione. Fedez è meglio che facci la del sole. Facciamo finta che non siano Fedez e Axe. Leggiamo il testo. No, questo sì, ma quando vuoi. Beh. Quando vuoi. Adesso. Quando vuoi. Sono io, però. Sì, quando vuoi. Piacere tuo. Bello, piacere tuo. Se non fosse Fedez Axe, sarebbe il tormentone di un gruppo pop. Infatti pop fanno. La produzione non è brutta. Loro non cantano sopra male, ma io non, questa roba non la digerisco. Invece a me in modo di giugno. Perché so che io quest'estate maledirò. Ma tanto tu non esci di casa d'estate. No, cazzo, perché quella vuole portarmi 2 settimane in vacanza e non ci voglio andare. In Sardegna, quindi c'hanno i cosi. In Sardegna ci avrà tutta sta roba. La passeranno tutti i giorni. Passeranno loro e Gali. In Sardegna c'hanno lì spunta la luna dal monte. E t'azienda. Tanta c'è di azienda. Io vi prego. Amici sardi, io mi rivolgo a voi. Voi due. Che sarà lega con bricola di italiani. Questo. E secondo me il testo è pure impegnato. Questa volta. Si sono impegnati. Beh, l'idea del fatto di. Leggiamo il testo. Visto che parliamo sopra la canzone, noi dovevamo guardare il video. Va bene. Il testo lo leggiamo. Testo da Sounds Blog. Oh, perché. Ah, no. Carlito, cosa mi fai? Mi perdi pezzi così. Allora, vai. Brrra! Paese scontato, l'offerta divide. Scontato, divide. Questo è sempre Dante. Però la possiamo finire con questi giochi di parole, per favore? Ma non diglielo, diglielo all'altro. Dante, lo sai che ce l'ho. Allora, paese scontato, l'offerta divide. Perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi. La prima amnesia non si scorda mai. Vabbè, l'impegno c'è. La gente che conta quest'anno va a Mykonos.
a fare gli hippie fumando l'origano. Sarà l'allergia che ha giocato d'anticipo. Per questi occhi rossi non c'è antistaminico. Oh, riferimento alle cannette ci mancava, grazie. E beh, iniziamo con le cannette all'origano. E poi Donald Trump si allena col Risico. E tu ti senti spaventata come minimo. Come quando Fausto Brizzi ti chiede il curriculum. Mamma mia. Che è uno che ti violenta, Fausto Brizzi, non lo so. Probabile. Tenere alta la bandiera. Gli azzurri... satira! Sì. Gli azzurri sono in ritiro a Formentera. No, la donna è una sfiga vera. È solo un'altra storia italiana! Il testo è quel... come si dice? Specchio dei tempi? Vuole farti... No, no, peggio, peggio. Sociale? No, no, peggio, peggio. Retorica. Testa retorica però italiana e ci sta. A me piace. Però hai fatto la canzone popolare. È specifica. Bravo. È retorica specifica, non è generale. A me piace con le pinze prendiamo, eh? Io preferisco i 16 barre. Sì, che fanno retorica degli universi. Che come è proprio... è meno italiana, più di... L'estate che cerchi non è lontana. La gente per nulla si innamora. Se vieni dal mare ti stiamo aspettando con l'acqua alla gola. Non rubuto, credo. Sì, ti racconteremo una storia italiana. Vedrai che il lavoro nemmeno ti sfiora. E anche se piove la musica suona. Che dice non c'è lavoro. Una retorica però... italiana molto interessante. No, non c'è lavoro, il lavoro neanche ti sfiora. Prova costume per smaltire peso e ci nutriamo solo di illusioni. Aspetteremo il missile di Kim Jong-un tenendoci informati tramite fake news. I balli sulle spiagge tenendoci in forma facendo maratone di... Però sta descrivendo proprio il popoletto italiano, cioè, La moda in Italia, i libri di cucina e il tanga. Una cultura culinaria. È vero, perché in Italia i libri più venduti sono quelli di cucina. Lo sai che se sta roba l'avesse fatta Caparezza tutti quanti a urlare genio? Sì. Ti rendi conto che se sta roba, che è la stessa roba due che pesi scrive, e due misure, è la stessa roba che scrive Caparezza tutti genio, allora ho ragione io quando dico che fare Caparezza è sopravvalutato. No, forse sei tu che sono commerciali. No, sono per me è sopravvalutata retorica anche questa roba, però. No, però è vero, sono sempre due pesi e due misure. Venuti male come le foto sul passaporto. Avecchio passaporto, Axe. Più che fuori dall'Europa siamo fuori dal mondo. È una frecciatina questa. E se sei buona c'hai lo sconto. Senti le voci che si mischiano al vento, come fuori dal tempo. Poi è diventato poeta. Tutto è cambiato, ma certe cose rimangono identiche. Quindi tu falla semplice, raccontami una storia nuova. E anche se piove la musica suona. E niente raga, il testo è bello, anche se l'ha scritto... Un testo che veramente se l'avesse scritto Caparezza, sì, tutti quanti urlare a genio. Quindi, magari su una base un po' più, più rock, meno pop. Reggaetante, meno pop. E allora cosa vuol dire? Che l'immagine conta più delle parole, come sempre. Certo. Siccome l'immagine è quella di Axe e Fedez, per partito preso sarà una merda. Oppure per partito preso sarà un plagio. E qua volevamo arrivare. Allora, all'inizio ci hanno detto ha accoppiato la Shade. Qua, come ha accoppiato la Shade? Bene ma non benissimo. Ma come, scusami, cioè bene ma non benissimo. Ok, c'è il ritmo un mezzo reggaeton così, e il flow è quello, ma a me non sembrava. Allora io cosa ho fatto? Ho chiesto la Shade. Questa volta abbiamo fatto una piccola inchiestina. Sentiamo Shade cosa ne pensa di sta cosa. Bella bro, scusami, ero col cane a raccogliere quintali di merda. Porca puttana. Comunque, ma sinceramente ho sentito il pezzo. A me non sembra per niente bene ma non benissimo. È una traccia che riprende quelle sonorità lì, un po' afrotrap. Però, cioè, alla fine sull'afrotrap puoi inventarti le melodie che vuoi, ma i flow, bene o male, come per la trap tra l'altro, sono quelli. Quindi non penso assolutamente che Fedez mi abbia copiato. Poi la loro canzone è molto diversa da Bene ma non benissimo, quindi non... Quello è bello, sì, sinceramente io penso che assolutamente non sia un plagio. Detto questo, appunto, come ti dico, l'afrotrap è quel genere lì, quindi puoi farci ben poco sopra, più o meno puoi farci gli stessi stili. Io sono stato il primo a farla in una versione un po' pop, forse adesso il fatto che questo pezzo qui sia un po' su quello stile lì gli fa dire, ah vedi, hanno copiato la roba di Shade, ma non è assolutamente così secondo me. È come dire, allora Gali copia Sfera perché fanno lo stesso tipo di cose, insomma. No, che copiano dalla stessa persona. Non è un plagio, secondo il mio modesto punto di vista. Ok, e questo è quello che alla smentita di Shade. Al che io ho chiesto anche agli diretti interessati, ovvero i plagiatori. Sì. J-Ax, ma hai copiato Shade? Sì, sì, assolutamente vero. Io, in quanto J-Ax, non faccio altro che guardare quello che fa Shade e copiare tutto quello che fa. Infatti adesso sono fuori con il cane che sto raccogliendo la merda. Bene. Sì, beh, questa è la risposta di J-Ax. Ci hanno detto che non è copiata da Shade. Ma anche da un francese che io purtroppo non lo conosco. Non trovo niente, fa niente. Il francese famoso che sapete tutti. Che vabbè, raga, allora poi ha detto che ha copiato un francese. Hanno detto che hanno copiato un francese. Axe ha smentito lo Shade. Shade si è smentito da solo perché quello dice: io sono neutrale come la Svizzera, che l'ultima volta sono stati i cazzi. E qua Fede mi fa:
per il francesino lì? Allora, innanzitutto poi bisognerebbe un attimo ridare un valore, un senso alle parole. Cioè, la parola plagio è quando gli accordi di un brano seguono pedissequamente. Pedissequamente. Magari per il vostro pubblico sto parlando troppo complicato, no, anche però per me. Non so in che altra maniera dirla. Quando gli accordi di un brano seguono pedissequamente gli accordi di un altro, di un brano pregresso, e anche la melodia degli autori è la copia carbone di un altro brano. Ecco, qui quello che c'è è la rivisitazione di uno stile che non rientra proprio nella definizione di plagio. Cioè, ovviamente il riferimento della base è l'afrotrap di MHD, ma la base in sé è una base completamente inedita, e soprattutto quello che facciamo noi non è afrotrap, quindi è una rivisitazione pop estiva, boh. Allora, da qui si evince che lui ha detto che la base è un rifacimento, quindi non si può dire plagio, perché il plagio segue le note. Loro dice non per facciamo per il seguamento. Quella cosa non so neanche dire. Se io mi metto avanti a Wikipedia e mando i vocali, faccio professor. Adesso raga, qua sotto hashtag Fedez o professor. Ha parlato il nostro capo supremo, nonché dio, Federico di Savoia. Lui ha detto è una rivisitazione pop di una canzone afrotrap estiva, ha detto. Quindi io adesso vorrei che anche Capoplagio ammettesse che le sue sono rivisitazioni di canzoni, perché visto che Fede ha ammesso che questa è una... A proposito di Paco Plagio, Paco Plagio, così non ci sono... Qua si parlava di plagio, ragazzi, visto che voi vivete solo di sciacallaggio mediatico. Quindi. Abbiamo chiamato i diretti interessati, ci ha risposto alla domanda scomoda. Tutti gli altri, lo sapete, tutti quelli che hanno detto copiato. No, non sono l'anagrafe, non gli faccio i nomi. Esatto. E almeno questi commercialoni di merda, questi venduti, questi schifosi che fanno dei tormentoni, perché comunque riescono a farli i tormentoni. Vabbè, a differenza di altri che ci provano. C'hanno un team di lavoro che gli permette di fare questa cosa. Che voi odiate tanto, e anche che a noi comunque un po' schifiamo, però. Solo a livello artistico. Tutto Axe negli anni 90, però vabbè. Almeno quando gli fai le domande scomode rispondono. Cioè ci mettono la faccia, ci mettono le palle. I vostri idolini del c***o sono tutti spaccini, malandrini, tossiconi, scappano dagli sbirri e si sparano con le gang. Quando gli fai la domanda scomoda, mica ti bloccano, non ti rispondono più e ti fanno mobbing. E le uniche interviste, le uniche domande che vogliono farsi fare da chi li intervista è: ma come fai a essere così figo? Ma come fai a essere così bravo? Ma come hai fatto a scrivere il disco dell'anno con 4 frasi? Ma quanto è figa la tua tipa? Oh mio Dio, ma me lo fai un freestyle? Sono queste le interviste che volete voi? Sono queste le interviste approvate da voi? Perché le palle per rispondere a uno che ti dice: ma come mai fai così schifo? Ma come mai hai scritto sta roba che non vuol dire un c***o? Ma come mai, visto che ti spari con gli sbirri, non dici mai minchia faccio i concerti a nero? Ma visto che minchia tanto la legge per te ti rimbalza, Bello, no, parlo l'ultima, italiana! No. Ciao! Naggia, c***o.